Uno. Oh, siamo in diretta su Facebook. Ciao a tutti, mi conoscete ormai, sono Sergio di GeoFelix e qua abbiamo un nuovo ospite per la giornata di oggi che è Mattia Grignani, che mi sta salutando. Ti sentono. Allora, come prima cosa, il rito di tutte le dirette, andiamo su Facebook e condividiamo la diretta sui nostri profili, così nel frattempo le persone cominciano a collegarsi. Perché parliamo di questa volta di un argomento particolare, di WordPress. Sì, nel frattempo Facebook sta avvisando che siamo live. Allora, andiamo su GeoFelix, che c'è il link della diretta. E la condividiamo. Eccoci qua, vedi? Scrivi posto. Siamo live. Per parlare di WordPress. Con ospite. Sai che non riesco a connettermi a WordPress, però? E adesso ma ti metto il link e ti. Con i dati che mi hai mandato. Ora te li mando di nuovo, aspetto un attimo. Ok. Usa anche la mail, oltre che l'utente che ti ho mandato Sì, per fare adesso sto login. provando. Ecco, ora ci sono le prime due persone connesse. Ancora della diretta. Ciao. Allora, direi che mentre Mattia prova a connettersi a WordPress, Dalla mail la fa impostare a me la password. impostala tu. Ti Ok, metti la password che vuoi. Allora, mentre Mattia fa login su WordPress, io ve lo presento. Lui è il nostro primo dei due tirocinanti che ci saranno quest'estate per l'alternanza scuola-lavoro. Il post già l'avete visto su GeoFelix. Mattia, sta imparando a fare un po' di scrittura per il web. E ve lo racconterà tra l'altro molto presto con il suo primo articolo. E proprio con la scusa di pubblicare il suo primo articolo, oggi facciamo questo tutorial in cui spiegheremo a lui, ma anche a voi, come si usa WordPress. Allora, io adesso direi, Mattia, presentati sono, direttamente, arrivo. così. Secondo, ok, ce l'ho fatta. Bravo. Sono, sì. Ok. Allora, Niente. chi sei, Mattia? Io sono uno studente del Taramelli, ho 16 anni, devo andare in quarta l'anno prossimo. E appunto, come già detto Sergio, con la scuola lavoro mi sono unito a GeoFelix, a lui, a fare questa cosa. E adesso sto praticamente seguendo la mia formazione per scrivere appunto quelli che saranno gli articoli, eccetera, eccetera. Ok, il Taramelli che ricordiamo è un liceo Scientifico. scientifico. Vai, Perfetto. Allora, bando agli indugi, visto che la gente ti segue per imparare a usare WordPress, io lo faccio vedere. Imparare a usare WordPress. Mettiamo un bellissimo cartello qua sotto e mostriamo il desktop. In particolare vi faccio vedere questa che è l'interfaccia di WordPress. L'ho zoomata un poco perché così perché si veda anche da internet. Chi è collegato se mi può confermare che si vede effettivamente. Tu, Mattia, riesci a vedere? Sì, io riesco. Si riesce a capire. Ok, bene, bene, bene. Allora, non vi spiego
tutto WordPress adesso, impariamo a creare un articolo, che è la cosa più importante in questo momento per Mattia, ma anche per chi di voi ha un sito internet che magari è stato fatto da un web designer o se l'è fatto anche da solo su WordPress.com o WordPress.org e vuole scrivere come si deve un articolo per fare in modo che vada online e effettivamente sia indicizzato in maniera decente da Google e sia leggibile. Allora, Mattia, tu sei già dentro, quindi puoi farlo dal tuo computer. Chi è a casa, alla sua scrivania, può farlo dalla sua scrivania. Andando in alto col mouse, c'è un più con scritto nuovo. Cliccando su articolo, si apre un articolo vuoto, pronto per essere scritto. Tu ci sei, Mattia? Sì, un secondo che sono su profilo. E qui abbiamo l'articolo vuoto. Ce l'abbiamo fatta? Siamo tutti Non dentro esattamente. l'articolo? Aspetta. Puoi andare anche sulla sinistra, c'è un menu che si chiama articoli, aggiungi il nuovo. Non ce l'avevo. Aspetta che riprovo a fare da capo, se no. Ah, aspetta un attimo, non vorrei. Ecco, questa è una cosa che possiamo anche spiegare a casa, che gli utenti hanno vari permessi. Non ho visto effettivamente, quando ho creato il tuo utente per la fretta, che permessi gli ho dato. Allora, ascolta. Io ho a sinistra Ascolta. bacheca profilo e riduci menu. Esatto, allora, Quando se apro volete, sono infatti automaticamente. ti ho creato come sottoscrittore. Allora. Quando vuoi cambiare le proprietà di un utente dandogli il permesso di poter scrivere, entrando nella scheda del singolo utente, si può trasformare in, ad esempio, autore. In questo modo tu sei effettivamente un autore del sito internet, aggiorno i tuoi privilegi e adesso puoi effettivamente. Dovresti avere la possibilità di Sì, poter ci scrivere gli articoli. Ricarica la pagina. Perfetto, sono, sì. ok. Così abbiamo imparato anche come si modificano i privilegi degli utenti. Quindi Ok, sei ci sono. nell'articolo vuoto? Sì. Oh, perfetto. E allora cominciamo. L'articolo ha un titolo. Ovviamente possiamo prendere anche tu puoi prendere per esempio il tuo articolo che uscirà a questo punto domani sul nostro sito. Io invece farò delle scritte farlocche così non rovino la sorpresa del tuo articolo. Tu invece puoi mettere effettivamente il titolo del tuo articolo, il primo dei due che hai scritto. Così comincia a imbastirlo, poi chiaramente non lo imposteremo tutto adesso in diretta, però fondamentalmente iniziamo dal titolo. Ora, il titolo è una cosa importantissima, deve catturare l'attenzione, deve fare in modo che l'utente abbia voglia di cliccare dentro l'articolo, deve contenere anche poi scoprirà chi studierà un po' i testi di scrittura per il web, alcuni Mattia li sta studiando già su mia indicazione. Se stiamo scrivendo un articolo, per esempio, sulla parmigiana di melanzane, il titolo deve certamente contenere le parole parmigiana di melanzane. Quindi, quando uno decide di utilizzare delle particolari keyword all'interno dell'articolo, ripeterle tante volte, anche il titolo deve contenere. Per esempio, potremmo chiamare come si fa la migliore parmigiana di melanzane del mondo. Mattia nel frattempo è in difficoltà perché giustamente non aveva pensato a che titolo dare al suo primo articolo, di la verità. Lo ammetto. Infatti, vabbè, Al ci massimo penserà. poi, esatto, Esatto. Che provvisoriamente. succede? Quando clicchiamo invio sul titolo, scusate, io ho cliccato invio, non dovevo. Quando
Beh, clicchiamo invio, in questo caso salva addirittura la bozza e crea un permalink WordPress. Come vedete, qua c'è un permalink che ha preso ogni singola parola del nostro titolo e l'ha fatta diventare un pezzo dell'URL. Effettivamente, come vedete, questo URL è veramente molto lungo, no? Per cui potrebbe essere interessante, per esempio, renderlo un po' più semplice da leggere. Quindi, come si fa per dire potremmo toglierlo oppure potremmo lasciare tutto quanto? Sono delle scelte che dipendono un pochino fondamentalmente dal SEO che si vuole dare all'articolo. Non è questo corso un corso sul SEO, quindi non entriamo eccessivamente nel dettaglio. Per adesso prendete per buone alcune cose, mi perdoneranno gli esperti di SEO se non andiamo a spaccare il pelo del SEO in quattro, perché in questo momento sto spiegando come si scrive. Effettivamente, come si usa WordPress per scrivere un articolo? Quindi, in principio, questo URL potrebbe andare bene, lo lasciamo così. Se volessimo cambiarlo, modifica, per esempio, come si fa la migliore parmigiana di melanzane del mondo, non ci interessa, lo andiamo a togliere. Premere di nuovo OK, e a quel punto l'URL è cambiato del nostro articolo. Ovviamente, dal momento in poi in cui l'articolo è pubblicato, l'URL non si deve cambiare più, altrimenti chi aveva l'URL precedente. Ecco, infatti è arrivata già la prima domanda. Non troverebbe più l'articolo. Allora, Gianluca De Serio ci fa una prima domanda e ci chiede: breve domanda rapida, non è meglio URL breve proprio per ragioni di SEO? Non per divagare. Allora, effettivamente, gli URL brevi si dice siano migliori per il SEO, non c'è ombra di dubbio. Ovviamente, mutate mutandis, nel senso che in certi casi meglio l'URL breve, anche perché l'URL breve contiene meno keyword, meno parole al suo interno, quindi fondamentalmente è più preciso. Però può sembrare meno pertinente rispetto al testo dell'articolo. Per cui in generale è vero. Potrebbe essere il caso di lasciare un URL lungo se la necessità lo chiede, o comunque diciamo la SEO non è un oggetto che fa il SEO dell'articolo, sono tantissimi parametri tutti insieme che alla fine danno un risultato finale di buona SEO fatta bene, SEO fatta male dell'articolo, per cui in generale l'URL breve sì, però dipende. È anche difficile che uno scriverà un titolo come si fa la migliore parmigiana di melanzane del mondo, ecco. Il dono della sintesi è importante e questo lo scoprirete nel secondo articolo che Mattia già ha cominciato a scrivere, ma su Word praticamente. Però Mattia. Sì, è un po'. Un po'? Dai Mattia, non No, è sì arrivo. più Perché. prolisso. Ok. No, sì, diciamo che l'ho iniziato ad accennare a fare una brutta su Word per la presentazione di questo primo articolo. Però adesso sono qui appunto per imparare a usare questo WordPress in modo tale che poi riesca a farli meglio direttamente poi per andare a metterli sul sito. Già Esatto, perché con qual è la l'impostazione differenza? definitiva. No, perché fondamentalmente quando lo scrivi sul tuo sito, sul Word rispetto a quando lo scrivi sul sito, c'è una cosa fondamentale che cambia. Su Word puoi usare qualunque tipo di punto di carattere, per esempio 12, 14, grassetti, di tutto di più. Su WordPress l'unico modo, diciamo, accettato in maniera corretta per variare la tipologia di carattere che si usa è questo. Cioè praticamente puoi scegliere il titolo 1, 2, 3, 4, 5, volendo 6, questo è il preformattato, diciamo che è una sorta di courier, e poi il paragrafo. Ci sono soltanto queste possibilità. Ah, tra l'altro, Mattia, è probabile che tu non veda questa seconda fascia del Esatto. menu. Sì. Allora, per farla apparire c'è un pulsante che si chiama Mostra, nascondi la barra degli strumenti. È la prima cosa che dovete fare quando entrate per la prima volta su un sito WordPress. Se vedi, Sì, ci sono. cliccandoci,
No, perfetto, questa barra è fondamentale perché ti serve per poter aggiungere il barrato, una linea di orizzontale, soprattutto il colore del testo può essere utile, vari altri elementini che insomma possono servire di più o di meno, i caratteri speciali sono utili in molti casi. Quindi andando avanti, allora a questo punto dipende molto da come è fatta la struttura del vostro sito web, il vostro template, come crea gli articoli. Se il vostro tema, quando andate a pubblicare l'articolo, mostra già l'articolo con questa è una roba che dovete fare voi o farvi spiegare da chi vi ha installato il sito internet. Mostra l'articolo nella pagina già con il titolo 1, assegna il titolo 1 a questo titolo che avete messo qui, non dovete usare il titolo 1 nel corpo del testo. Perché il titolo 1, oltre a chiamarsi 1 nel senso che è il più importante, ce ne deve stare veramente solo uno nell'articolo. Per farvi capire questa cosa e analizzarla, si può vedere per esempio, andiamo su Geofelix. Ci sono qui i nostri articoli, per esempio questo articolo sul marketing sanitario. Ecco. Allora, il tema che noi utilizziamo mostra questo titolo sulla pagina come un titolo 2. Per cui, se non aggiungiamo nessun titolo 1 all'interno dell'articolo, questo articolo mancherebbe di un titolo 1. Perciò da qualche parte va messo. Sta poi, diciamo, alla vostra sensibilità, al vostro buon gusto, a delle scelte che possono dipendere da vari ragionamenti, dove andare a mettere il titolo 1. Per semplicità, in questo momento lo mettiamo all'inizio dell'articolo, per cui come si fa la migliore parmigiana di melanzane nel mondo avrà come titolo 1, ecco, ad esempio, ecco la ricetta della migliore parmigiana di melanzane del mondo. Potrebbe essere invece questo titolo 1 identico al title dell'articolo, no? Questa è una scelta che dovete fare voi. Ripeto, qua stiamo facendo effettivamente un corso sulla SEO, però in generale, più sono simili, meglio è, più soprattutto contengono le parole chiave più importanti del vostro articolo, quelle su cui puntate, meglio è. Ricetta. Qua non abbiamo messo la parola ricetta, per esempio. Potrebbe essere che non volevamo puntare su questa parola chiave, può essere invece che ci ricordiamo, oh, caspita, ci siamo dimenticati di mettere nel titolo la ricetta. Allora, magari cambiamo il titolo. Se cambiamo il titolo, lo facciamo diventare, per esempio, ricetta della parmigiana migliore del mondo. A questo punto può aver senso cambiare l'URL, il permalink. Quindi andiamo su permalink, possiamo anche cancellarlo, premere OK e WordPress lo rigenera. WordPress, forza, lo rigenera modificato con il nuovo URL. Per cui ricetta della migliore parmigiana del mondo, ricetta della migliore parmigiana, ecco la ricetta della migliore parmigiana del mondo. Dopo il titolo 1, ovviamente si compone l'articolo. L'articolo ha necessità di avere, in generale, per essere un articolo considerato di qualità ragionevole sul web, almeno un discreto numero di parole, sicuramente superiore alle 300, 400, 200, non certamente un SMS, non certamente articoli molto brevi, quelli non sono molto ben visti da Google. Per cui bisogna essere sintetici, ma se si ha davvero poco da dire, probabilmente non vale molto la pena scrivere l'articolo, a meno che quell'articolo non sia un post fotografico. In questo caso, se ci sono dei post ricchi di fotografie perché siete dei fotografi e volete quindi mostrare il vostro shooting che avete fatto la settimana scorsa, così io vorrei dire che vi consiglio caldamente di descrivere anche un minimo le fotografie che avete fatto. Ci vuole poco a arrivare a fare un articolo
con un conteggio di parole che non sia appunto solo questo titolo di 10, ma sì, ne abbia qualche centinaio. Quindi andando avanti, l'articolo si compone di paragrafo, quindi avremo un po' di testo a paragrafo. Adesso io vado a prendermi un lorem ipsum. Il riempitivo generico universale per il web, la tipografia e quant'altro. Allora, questo articolo quindi avrà del testo che tipicamente, come si studia su qualunque libro di scrittura per il web, avrà una parte che definisce fin da subito l'oggetto del nostro articolo. Quindi, se questa ricetta è la migliore ricetta parmigiana al mondo, probabilmente in questo primo blocco di testo spiegheremo perché effettivamente è la ricetta migliore parmigiana al mondo. Ora, è molto probabile che questo articolo alternerà vari passi in cui, per esempio, la ricetta si realizza, come l'articolo invece che ha fatto Mattia, soprattutto diciamo dal suo secondo articolo in poi, ha suddiviso questa recensione che ha scritto, di cui non vi dico ancora niente. In quanti punti, Mattia? 4, 5? Erano tre. 3 più, Tre. forse 3 più Sì. punto. Tre Ok. più Per cui, cinque. esatto, per cui fondamentalmente il lettore dell'articolo ha necessità di navigare facilmente e velocemente all'interno di questo articolo. Per cui è molto probabile che dopo questa, che sarà una presentazione e nella quale possibilmente è utile aggiungere di volta in volta alcuni grassetti per dare un senso al nostro ragionamento. Vi faccio sempre un esempio di questo articolo. In questo progetto, vedete, qua c'è una spiegazione iniziale, due concetti chiave che volevamo far vedere entrambi. Abbiamo reso uno con l'azzurro e uno con il nero. Dopodiché il paragrafo, all'interno del paragrafo c'è un link, una parte in grassetto, un altro titolo con allineamento centrale, dei grassetti, perché fondamentalmente se la persona è pigra, non ha voglia di leggere, può avere necessità di capire subito di cosa si parla e al limite approfondire, dobbiamo creargli in qualche modo un percorso visivo. Per creargli questo percorso visivo usiamo i colori e i grassetti e i titoli. Per cui, se uno volesse leggere velocemente di cosa tratta questo articolo, leggerà: la salute del paziente è al centro, il paziente viene seguito. In questo progetto abbiamo valorizzato la customer experience, layout minimale, architettura così, Pavia Milano Garlasco, l'utente, il logo e via discorrendo. Quando lo andiamo a creare, dobbiamo creare strutture di questo tipo. Per cui, se questa è per esempio la spiegazione chiave, no? Che in 3 righe, quindi qua stiamo parlando, sono in tutto 79 parole, in una ventina di parole, spiega esattamente qual è il succo di questo articolo, dobbiamo mettergli comunque almeno evidenziare con il grassetto le parole più importanti, possibilmente anche la parmigiana di melanzane, cioè all'interno di questa prima descrizione la parmigiana di melanzane dovrà anche uscire in grassetto. Dopodiché, molto probabilmente useremo un titolo 2, ad esempio, che è il titolo di secondo livello di importanza dopo il titolo 1. Ci sono delle scuole che dicono che si possono usare infiniti di titoli 2, alcune altre scuole che dicono che probabilmente è meglio usarne con parsimonia 1, massimo 2. Lì dipende molto dal SEO expert che trovate. Non esagerate, io consiglio di usarne uno. Massimo un paio all'interno dell'articolo, non c'è molto bisogno di utilizzare tanti titoli 2, perché se una cosa è veramente importante potete evidenziarla con la struttura del testo senza bisogno necessariamente di farla diventare gigantesca, perché il titolo 2 è più grande degli altri titoli. Per cui, per esempio, in questo titolo potremmo scrivere: la parmigiana più buona del mondo è fatta in Sicilia.
questo punto mi sono dimenticato di inserire di melanzane e questo qua potrebbe essere un problema perché impoverisco la SEO di questa parte, di questo articolo, per cui aggiungiamo di melanzane. Ora, nei primi due articoli che troverete di Mattia, in realtà non l'ho fatto lavorare ancora sulle keyword, infatti Mattia può confermare, non ha avuto delle indicazioni del tipo ripeti particolarmente questa keyword, quell'altra keyword, sei stato abbastanza libero, giusto? Anche se già nel secondo articolo, che è una recensione, ci sono delle parole che si ripetono un po' più spesso. Sì. Vero o Sì. no? Bene, lo scoprirete, dovete leggere l'articolo, non ve lo diciamo, anche perché è un articolo interessante e non voglio bruciarvi la sorpresa. Quindi, ricapitoliamo, titolo 1, corpo del testo, titolo 2, corpo del testo. Aggiungiamo del corpo del testo di qua di ancora a continuare. Ah, ecco, adesso un'informazione che vi serve sapere. Allora, innanzitutto, in WordPress, tutto ciò che non trova, lo dico in maniera facile, finché non si trova un invio, quindi per intenderci un accapo fatto così, quindi est invio. Forum, oppure qui punto a capo con l'invio vero e proprio, tutto viene considerato lo stesso tipo di paragrafo, lo stesso tipo di formattazione. Per cui se io la parola fugiat volessi farla diventare titolo 3, tutto il blocco diventerebbe titolo 3. Questo significa che se volete che qualcosa sia abbia una formattazione particolare di un qualche titolo, dovete separarla con praticamente un invio all'inizio e un invio alla fine, come è fatto questo titolo 2, per esempio. Se avete necessità che all'interno di questa frase un piccolo concetto, tre parole, siano messi in evidenza, sottolineatele, evidenziatele così, grassetto. Le keyword vanno messe in grassetto molto spesso, non sempre, non spammate dentro l'articolo, però va fatto. L'italic, il corsivo è questo di qua, può aver senso soprattutto, e questo è un consiglio che do in particolare a Mattia perché ha uno stile di scrittura in cui questa cosa ricorre, se per esempio vi fate delle domande da soli. Quindi quando tu ti domandi perché ho scelto quella determinata cosa, usa, quando parli con te stesso, ti consiglio di usare il corsivo, che spezza nella lettura della pagina, spezzalo, diciamo, la visione dell'articolo e quindi fa sì che praticamente, effettivamente l'occhio cada più facilmente su quel punto. E soprattutto, siccome diciamo normalmente uno parla verso il lettore, nel caso in cui tu invece ribalti il discorso parlando con te stesso, è buona norma, è molto spesso utilizzato il corsivo. Vi spiego anche come si usa come si cambia colore dei caratteri. Allora, se per esempio voglio che questa frase all'interno di questo articolo abbia una particolare evidenza, posso, anziché usare il grassetto, utilizzare un colore di quelli predefiniti o personalizzarla con un colore HTML. Ora, una cosa importantissima: non usate 1000 colori. Usare 1000 colori è vietato. L'articolo diventa una cosa veramente anni 90, un'arlecchinata di quelle tipo da cazzotto in un occhio. Il sito per cui scrivete, se è il vostro, quello dell'azienda per cui lavorate, se state creando da zero, decidete quali sono i vostri colori, no? La palette dei vostri colori. Tipicamente sono i grafici a realizzare le palette, a consigliarvele, quindi se avete avuto qualcuno che vi ha sviluppato il sito avrete dei colori chiave. Su GeoFelix abbiamo per esempio questo azzurro e poi in certi casi in hover c'è l'arancione. Userò quindi il mio azzurro, che tengo
conservato da qualche parte. Tac. Scusate, tab. Ma questo è l'arancione, pardon. Mattia, se vuoi utilizzarlo e te lo vuoi segnare, 0FBCF5 è il nostro azzurro ufficiale, quello che trovate anche qui, qua, che appare sotto di noi. Utilizzate sempre lo stesso colore, mi raccomando. E poi a questo punto una nota. Vecchie versioni di WordPress consentivano il sottolineato. Come vedete in questa interfaccia, il sottolineato è sparito. È stato deprecato dal W3C, non è sconsigliato l'uso del sottolineato. Le uniche parti che si potrebbero venire viste come sottolineate sono i link, e anche lì i link ultimamente non si vedono più sottolineati. Temi di WordPress nuovi rendono i link semplicemente di un colore diverso, come per esempio il tema che noi stiamo utilizzando, di un colore diverso dal resto della pagina, ma non si vede più il sottolineato per i link. È una scelta che è stata fatta. Il tema che utilizziamo la sta seguendo, ognuno, poi voi ovviamente avrete i vostri temi, fateci caso comunque, i link spesso non si vedono più sottolineati. Come si crea un link? Come tante volte avete visto, in passato si utilizzava, ad esempio, ecco qui la mia biografia. Allora, questo tra l'altro è oppure come ho scritto nel precedente articolo, questo è dedicato a Mattia, che ovviamente non avendo mai visto come la scrittura per il web, aveva utilizzato questa formula, ha detto, e secondo lui, diciamo, questo diventava un link all'interno del suo secondo articolo che aveva scritto. Allora, se voi rendete, per esempio, precedente articolo un link, in questo modo, inserisci link, www.geofelix.com, ad esempio, slash articolo, pagina che non esiste, applica. In realtà state dicendo che questo articolo si chiama precedente articolo. Ancora peggio quando un tempo si faceva qui. Queste cose non vanno mai fatte. Perché? Fondamentalmente l'articolo per Google, quando analizza la pagina, questo articolo, questo link, che si chiama geofelix slash, per esempio, articolo, o si può chiamare qualunque cosa, diventa pertinente per la parola qui. Ora, siccome non avete scritto un articolo sul qui, ma avete scritto un articolo, per esempio, una presentazione per dire di chi siete, la vostra biografia, avete scritto un articolo sulle pentole a pressione e quant'altro, queste forme non vanno utilizzate. Va utilizzata una forma, ad esempio, come ho scritto nella mia biografia, se siete per esempio autori del libro, allora già utilizzare il termine, ad esempio, biografia potrebbe avere un senso, oppure nella pagina della biografia di Geofelix, ma comincia già ad avere più senso. www.geofelix.com/biografia. Così si fanno i link. Perché praticamente la biografia di Geofelix è il title del link, biografia nel sito Geofelix è la pagina di arrivo, per Google questo è un link che ha un senso. Voi state dando SEO Juice, state dando pertinenza a questo articolo che si chiama Geofelix biografia,
linkandolo come biografia di Joe Felix. Per cui i link li dovete fare sempre in maniera estremamente pertinente, quindi adeguate la frase che state utilizzando al contesto, fate in modo, adeguate il contesto, scusate, alla frase che dovete utilizzare, fate in modo fondamentalmente che questo benedetto link contenga in qualche modo le keyword dell'articolo di arrivo. Quando tu quindi, Mattia, dovrai ad esempio linkare nel terzo, nel tuo quarto, nel tuo quinto articolo qualche volta, la recensione che tu hai fatto e che pubblicherai, ovviamente scriverai recensione del libro X. Quello diventerà un link. A questo punto, chiunque cercherà la recensione del libro di quell'autore lì, Google avrà nella sua pancia il fatto che nel nostro articolo c'è scritto recensione del libro di. E quindi magari tra i risultati uscirà anche il nostro articolo, che è il motivo per cui scrivere per il SEO, scrivere per Google, significa scrivere anche per questo. Oltre che per l'utente, perché ovviamente qui, che schifo, biografia di Joe Felix, anche semplicemente a colpo d'occhio, è tutta un'altra storia. Quindi questa è una cosa importante, cioè creare delle frasi in cui il link abbia un senso. È fondamentale. Non mettete in grassetto i link, non c'è bisogno. Ora mi è caduto l'occhio su un errore che abbiamo fatto perché poco fa, salvando la bozza senza salvate spesso. Questa è una cosa fondamentale perché ogni tanto il browser perde il contatto con il sito, è buona cosa salvare spesso. Quindi salvi bozza, sei sicuro, soprattutto se avete una connessione ballerina, non avete una DSL molto forte. Siete sicuri che non perdete il lavoro? Quindi, come diceva Zero Calcare, salva ogni 5 minuti. Allora, sulla destra, una cosa che non abbiamo impostato è WordPress al salvataggio della bozza, ha dovuto in qualche modo impostarla, è stata la categoria dell'articolo. Ora, come vedete, le categorie dei nostri articoli sono categorie inerenti a quello di cui normalmente parliamo, perciò non c'è niente che riguarda la cucina, quindi non ci sta una categoria cucina siciliana per dire. Però se questo articolo parlasse di, per esempio, copywriting, una categoria a caso, sceglieremmo il copywriting o la formazione, per esempio, tra le categorie possibili. Se non ci sono, si può aggiungere. Quindi allora, togliamo senza categoria, perché senza categoria non ha senso. Aggiungiamo una nuova categoria, la chiamiamo ad esempio copywriting. Aggiungiamo questa categoria. Ora, Mattia, che sta lavorando sul mio stesso sito, in realtà finché non aggiorna la pagina non può vedere questa nuova categoria. Prima di aggiornare, Mattia, salva la bozza, ovviamente, altrimenti perdi tutte le modifiche fatte. Se aggiorni, ti troverai la categoria copywriting. Una nota importante. È buona norma non usare categorie che hanno lo stesso nome dei tag. Se un termine, ad esempio, curiosità dal web, grafica, è una categoria, non deve essere un tag. Le categorie sono delle macro aree che contengono argomenti, il vostro sito non dovrebbe averne tante, dovrebbe averne meno possibile, diciamo, nei limiti del buon senso. I tag possono essere molti di più, li vediamo qua sotto, dopo aver selezionato la categoria adeguata, ad esempio copywriting. Possiamo scegliere fra i tag più utilizzati già sul sito, se il sito lo state utilizzando da un po', appariranno cliccando qui i tag più utilizzati potete scegliere i tag che volete, per esempio Android, marketing, per dire, così se non c'è un tag tra quelli che ci stanno, ragionate se la keyword di questo articolo è veramente così importante da renderla un tag, nel caso la rendete un tag, quindi stiamo parlando ad esempio, potrebbe esserci il tag melanzane, non lo faccio perché poi mi scoccia andare a cancellare i tag, mi raccomando, pulizia, i tag possono essere tanti, non usatene milioni all'interno del vostro sito. Anche perché disperdete la SEO, diciamo, disperdete il senso dell'utilizzo dei tag, le categorie ancora più, diciamo, non devono essere troppe,
Una volta che li avete scelti, potete dare anche un colpo di salvataggio che male non fa. Salviamo. E poi, vabbè, qua abbiamo il signor Yost già che mette una Y verde, secondo lui la leggibilità è buona e la SEO non è disponibile, l'analisi di SEO. Allora, andando avanti, quindi, avremo per esempio per questa ricetta, o nel caso della recensione di Mattia, dei paragrafi in cui spieghiamo cosa succede, cosa si fa per portare a termine questa ricetta. Quindi avremo, mettiamo un altro po' di testo, questo paragrafo per esempio, è il primo pezzo della ricetta o il primo punto della nostra recensione, questo potrebbe essere il secondo e questo è il terzo. I paragrafi vanno sempre, sempre, sempre anticipati da un titolo. Quindi, passo numero uno, per esempio, lessare le melanzane, non si lessano le melanzane, friggere le melanzane. Mamma mia, che cosa brutta che mi è uscita. Friggere le melanzane. Nel tuo caso, Mattia, per esempio, nel caso della recensione che hai scritto, può essere il primo punto per cui è importante leggere quel libro, no? Ovviamente questo deve essere un titolo, perché altrimenti l'occhio difficilmente così potrebbe cadere su quel punto. Titolo 3, passo 1, friggere le melanzane. Andiamo ad aggiungere un altro titolo, passo 2. Preparare gli ingredienti. E passo 3, per esempio, comporre la parmigiana. Ho tempo un secondo di prendere il caricatore, di attaccare, se no si spegne. Vai, vai, vai. Sta prendendo il portatile di Mattia. Nel frattempo, mentre Mattia è andato avanti, vi faccio vedere una cosa. Allora, noi non abbiamo ancora parlato dei media, l'aggiunta di foto e video, e adesso ne parleremo. E non abbiamo cliccato ancora su questo pulsante che si chiama anteprima. Cliccando, WordPress elabora un'anteprima in diretta del nostro articolo. Come vedete, mentre questa parte è un po' incasinata, era quella, diciamo, della dimostrazione di come si scrivono certe cose, come si fanno certe cose, in realtà qui diventa molto più semplice la lettura. Questi sono i link, come avete visto prima. La maniera corretta di fare link, e quindi in questo modo abbiamo la possibilità di mostrare effettivamente capire come sta avvenendo sull'articolo e eventualmente apportare le modifiche. Ad esempio, questo articolo è un muro di Chiedo testo. scusa per l'assenza. Tranquillo, tranquillo. Stavo dicendo, Mattia, che puoi cliccare su anteprima per avere l'anteprima dell'articolo che stai scrivendo senza che sia pubblico, lo puoi vedere solo tu. E ovviamente in questo caso è uscito fuori quello che viene definito un muro di testo, cioè non ci sono soltanto immagini, sono scritte senza immagini, di difficilissima lettura, per cui dovremo in qualche modo aggiungere delle immagini. Quindi, ad esempio, dopo, se lo vogliamo, volessimo formattare in una maniera più ragionevole, questi due titoli uno sotto l'altro non hanno molto senso, visto che già qua c'è questo titolo, quindi tiriamo via questo titolo 2 che nel nostro caso non serve, per esempio, e qua possiamo aggiungere un'immagine. Aggiungi media per aggiungere un'immagine da quelle presenti all'interno della libreria multimediale del sito. Se volessimo aggiungere una foto perché ancora non ci sta dentro il sito, l'abbiamo elaborata a parte, l'abbiamo ottimizzata a parte, la prendiamo, la trasciniamo con il mouse. Ora voi non potete vederlo perché si vede su questa finestra, ma fidatevi che se prendete una foto dalla vostra Esplora risorse o non so se dal computer, i vostri file, la trascinate su questa finestra, accade una roba di questo tipo. In cui
L'immagine viene caricata, questa è un'immagine già ottimizzata. E il titolo, mi raccomando, è ideale, diciamo che titolo e testo alternativo vengono compilati entrambi. Questo potremmo chiamarlo logo di WordPress. Questa mattina è una cosa fondamentale che ci tengo molto che tu impari a fare. Cioè, devi compilare sempre il testo alternativo, perché questa è una delle cose importanti per la SEO. Logo di WordPress, inserisci nell'articolo. Se vogliamo vedere adesso cosa è successo, anteprima, di nuovo, viene ricaricata sulla stessa pagina. L'articolo comincia a essere più leggibile, più godibile. C'è un titolo, un altro titolo qui sotto, in questo caso sono quadri, poi ovviamente per una prova, un'immagine, quindi già spezza un attimo la lettura, un altro po' di testo, una frase che può essere interessante, faremo in modo che sia una frase interessante, questa è un'altra cosa che io avevo voluto sottolineare, questi non ci sono perché ho detto che non si fanno così, non si fanno così, ma si fanno così i link. Passo 1, friggere le melanzane. Passo 2, preparare gli ingredienti. Passo 3, comporre la parmigiana. Ovviamente, questa è una cosa chiave, ognuno di questi passi va accompagnato da una foto. Ora, se voi state facendo un articolo, le 5 cose da vedere a Milano o ad agosto, una foto per ognuna di queste cose. Se state dando 3 motivi chiave per leggere questo libro di X, 3 immagini che rappresentano i 3 punti chiave. Elaboratele, cercatele sul web tra le risorse di uso gratuito, non rubate le immagini. È una cosa bruttissima. Non fate immagini duplicate. Al limite, se proprio volete, potete prendere delle immagini, degli spezzoni, insomma, un fotogramma di un film, catturatelo, non c'è problema. Non usate immagini doppione per due motivi. Primo, perché Google vi punisce. Google punisce il contenuto duplicato. Secondo, perché infrangete le regole del copyright. Anzi, terzo motivo, fate pure una bruttissima figura con la persona a cui l'avete rubata, perché prima o poi vi scama. E vi chiede magari anche contraddizione. Ovviamente, se parlate di WordPress, se parlate di, per esempio, noi abbiamo fatto un articolo su Slack, che sono qualcuno, usate i loghi ufficiali, ovvio che dovete usare i loghi ufficiali, non andate anzi al contrario lì, non andate a cambiare il logo ufficiale. Se fate una recensione di un libro, ovviamente usate la copertina del libro. Per tutto quello che diciamo ha un senso utilizzare l'immagine ufficiale, utilizzatela. Per tutte le altre cose, contenuto originale. Ne va anche, diciamo, del vostro, in qualche modo, del vostro prestigio, del prestigio del vostro blog. Ora, se l'immagine, per esempio, risulta troppo grande, volessimo che questa immagine fosse più piccola, non c'è problema, selezionatela. Qui potete scegliere se allinearla a sinistra, al centro o a destra, non cambia niente perché questa immagine è molto grande rispetto al riquadro, ma se io la riduco molto trascinandola così, ora vedete la differenza, allineata a sinistra col testo a destra, allineamento centrale, allineamento a destra col testo a sinistra, allineata a sinistra senza testo a fianco. In questo modo, ad esempio, anteprima. L'articolo cambia così. Cambia la leggibilità, cambia il look con cui si presenta l'articolo. A me non piace questa versione, onestamente. Mi piace che le immagini in qualche modo vengano messe in un punto opportuno e spezzino opportunamente il susseguirsi del testo. Per cui torniamo, diciamo, alla dimensione originale. Allineiamola al centro. E qui il testo continua. Perciò prima di ogni passo, mi raccomando, potete scegliere l'immagine se metterla prima del titolo 3, dopo il titolo 3, dopo il blocco del testo, dove volete mettetela, mettetela, ma fate in modo che in qualche modo si spezzi la monotonia del testo con delle immagini che
pertinenti. Mettiamo le pagine a caso, giusto per far vedere come viene. Saluta Antonio. Anteprima. Anteprima. Questa è la ricetta della parmigiana di melanzane, in cui si vede, diciamo, il primo passo, il secondo passo, e poi la parmigiana completamente impiattata. Allora, quando avete finito di scrivere il vostro articolo, una cosa non dovete dimenticare mai di fare, a parte salvare ogni 5 minuti salvando la bozza. Questo, anche se lo perdiamo, non ce ne frega niente, tanto un articolo di prova. Cosa, avete selezionato la categoria, hai selezionato i tag, impostato l'immagine in evidenza. L'immagine in evidenza è fondamentale perché è l'immagine con cui questo articolo viene, ad esempio, condiviso su Facebook, condiviso su Twitter e su tutti gli altri social network. È l'immagine preminente che viene mostrata all'interno del sito internet. Cioè, se questa è la home page o, per esempio, la pagina del blog del sito internet, questa immagine di qua è l'immagine in evidenza. Per cui la scelta è importantissima. Mettiamone per ora una a caso. Tac, uscirà qui. Ora, piccola nota. Questa nota in particolare vale per alcuni tipi di siti internet, alcuni temi WordPress, scusate. Di solito, quando imposti l'immagine in evidenza, l'immagine viene anche inserita nell'articolo come primo oggetto dell'articolo. Come vedete, ad esempio, qui è apparso WordPress con l'immagine in evidenza di sopra addirittura del titolo iniziale. Ora, può piacere, può non piacere, nei temi che usiamo noi, e quelli che usano anche la gran parte dei nostri clienti, in realtà c'è la possibilità di disabilitare l'immagine all'interno dell'articolo. Questa è una cosa che Mattia dovrà imparare a fare. Mi raccomando, Mattia, la disability anteprima, e questa immagine in cima scompare, perché fondamentalmente va bene per mostrare l'articolo all'interno del blog, ma l'immagine in evidenza è più bello scegliere noi dove metterla. Quindi, se il vostro tema ve lo consente, disabilitatela e inseritela dove più vi piace. In questo caso, ad esempio, l'avevo inserita qui. Se il vostro tema non ve lo consente, mi dispiace, scegliete un tema migliore. Oppure fateci pace col vostro tema. E purtroppo è così. Ora, questo blocco è un blocco importantissimo. Tanto siamo praticamente quasi a un'ora di spiegazione. Prima di procedere all'analisi del blocco di Yoast SEO, facciamo un salvataggio della bozza un attimo e vi mostro come si inseriscono i video da YouTube. Perché potrebbe essere utile all'interno del vostro articolo inserire un video. Allora, la maniera più facile per farla, per farlo, ma la maniera più controllabile, non è la maniera più facile in realtà, è quella di andare su una riga vuota del paragrafo, passare all'editor testo, per esempio noi eravamo qui, prima di questi titoli, e inserire il codice che YouTube ti consente di embeddare. A me non piace usare gli automatismi di WordPress che ti consentono di trascinare il link, metterlo dentro, preferisco avere un minimo di controllo sulla cosa. Andiamo su YouTube. Questa è YouTube. Prendiamo il video di Fabi Fibra, off the record, ad esempio. Vogliamo embeddarlo all'interno dell'articolo. Andiamo su altro. Oh, qua, scusate, su condividi. Codice da incorporare, esce fuori questa simpatica stricca di testo, copiate, incollate, se necessario fate le opportune modifiche. Allora, in questo caso in realtà le modifiche di width e height, quindi di larghezza e altezza, potete scegliere di modificarle anche successivamente trascinando lo spigolo.
No, scusate, su questo modulo non si può, non ricordavo, confondevo con un altro modulo, testo. Se volete che questo video sia molto piccolo, tipo una thumbnail per intenderci, modificate di conseguenza queste dimensioni da 560, mantenetele possibilmente in proporzione tra loro. Potete fare, per esempio, dimensione metà di questo e metà di quest'altro, così che il video risulti più piccolo. È una piccola anteprima, ad esempio. Altra nota, se invece volete integrare una mappa di Google Maps, dovete fare dei piccoli tweak al codice HTML inserendo width al posto della width, ad esempio, che è un numero ben preciso, il 100%, che vi consente di fare in modo che il video occupi la totalità in orizzontale dello schermo. Piccoli dettagli. Lasciamoci il 100%, facciamo un cambio fibra gigantesco che si muove in maniera responsive con la pagina. Torniamo alla visuale. Allora, a questo punto, quindi, sappiamo come mettere le immagini, come mettere i video, come fare i link, i titoli, i colori, l'impaginazione, titolo 3. Separiamo le sezioni di paragrafo con dei titoli, le immagini, ingrandire e rimpicciolire. Mi raccomando, ovviamente l'immagine non va mai stretciata al di sopra delle sue dimensioni originali, eh? Cioè, se è un'immagine che sono 400 pixel, non fatela diventare 800, cioè al limite picciolita, altrimenti la risoluzione non si crea dal nulla. L'immagine in evidenza, categorie, i tag. Salviamo la bozza, così siamo sicuri che non si perde questo fantastico articolo della Parmigiana di Fabi Fibra. Un ultimo passaggio prima di chiudere: nel vostro sito non può mancare il plugin Yoast SEO. Non vi spiego tutto come si usa il plugin Yoast SEO, perché ovviamente esula di gran lunga lo scopo di questo tutorial, ma vi spiego come configurare un paio di cose per l'articolo che avete scritto. Allora, in questo momento l'anteprima dell'articolo per i motori di ricerca sarebbe questa. Lui non fa altro che prendere il titolo che ne abbiamo messo in alto, l'URL che abbiamo messo in alto, le prime parole che sono scritte all'interno dell'articolo. Quindi ricetta, quest'URL, le prime parole. Allora, chiaramente, non è assolutamente scontato che questi siano validi, per cui possiamo modificare l'anteprima, appare questo diciamo formato, no, che noi possiamo modificare, non entriamo nel dettaglio, e scriveremo ricetta, esempio della migliore parmigiana di melanzane. Mega descrizione, ovviamente non è indicato lasciare esattamente le prime parole dell'articolo, non è detto che queste prime parole dell'articolo siano pertinenti o generino interesse a una persona che si trova questa anteprima su motore di ricerca. Per cui magari potremmo cambiare questa meta descrizione scrivendo delle parole che comunque sono pertinenti al contenuto dell'articolo, ma allo stesso tempo invogliano a cliccarci. Quindi, per esempio, è la miglior parmigiana di melanzane, l'ho mangiata in Siria, eccetera eccetera, un altro po' di parole incuriosite il lettore. Allo stesso tempo fate in modo fondamentalmente che le keyword nella meta descrizione in qualche modo richiamino le keyword del titolo. La lunghezza del titolo SEO, secondo il signor Yoast, dovrebbe essere un po' più lunga di così, ma un po' più corta secondo lui questo è un
sta camminando il signor Yost. Vabbè. Quando da verde solitamente per lui il titolo se va bene, in realtà questo un titolo così lungo è fin troppo. Non dategli retta, metà descrizione. Descrivete abbastanza, quindi così, più o meno. Una lunghezza ragionevole di 2 righe. E fondamentalmente si può salvare la bozza. Quando si è modificata abbastanza lo snippet, anteprima dei social, qualora su un social si voglia mettere una descrizione diversa di quella che si usa per Google, un'immagine, e questi sono il caso in cui, per esempio, si vuole fare un indicizzare l'articolo per alcune keyword, ma tirare per altro. L'immagine, scegliere un'immagine diversa di quella che si è scelta per l'articolo sul sito. Idem per Twitter, se si vuole si può modificare questi parametri. Salvare la bozza, l'articolo, diciamo così, fondamentalmente è fatto. Abbiamo tagliato con l'accetta il SEO e chiediamo umilmente perdono agli esperti di SEO. Questo era un tutorial per imparare a usare lo strumento più che per imparare effettivamente il SEO di fare SEO con WordPress. Direi che questo tutorial specifico su come si creano gli articoli fondamentalmente è finito. Mattia, tu hai delle domande? No, è abbastanza tutto chiaro. No, non ho domande particolari. Ok, quindi sei pronto a pubblicare i tuoi 2 primi articoli? Io Sì, diciamo di sì. nel frattempo sembro un fantasma, per quanto sono bianco sotto queste luci. Ci sono una serie di. Spero che non abbiano messo i commenti, perché io non li ho visti sulla. Non ho seguito. Ci abbiamo un po' di like all'articolo. Ha condiviso il tuo video. Grazie di averci condiviso. Grazie Skid, grazie Mauro, grazie Antonio, Marco, tutti quelli che hanno messo like al video. Grazie a tutti, siete tanti. Boh, allora, io direi che questa sessione, fondamentalmente di spiegazione su come si usa WordPress, l'abbiamo finita. Ringrazio Mattia per essere stato presente Grazie a per questa questo tour. diretta. Boh, niente, fondamentalmente noi possiamo fare come Baglioni. Ma prima di farlo, vi ricordo che, come tutti i martedì, anche il prossimo martedì uscirà un nuovo podcast sui nostri canali e avremo una diretta speciale a metà settimana. Adesso non ricordo più il giorno, ma ve lo dirò su GeoFelix. Dovrebbe essere il 5, se non vado errato, in cui faremo una diretta speciale per raccontare a 1 anno di distanza dall'uscita di Pokémon Go come è cambiato il mondo dei videogiochi, cosa è successo intorno a Pokémon Go, perché è un esperimento ancora valido che si sta evolvendo nel tempo e perché nel frattempo fondamentalmente è l'unico gioco in realtà aumentata che funziona. Ma ne parliamo il 5. Grazie Mattia, grazie a tutti. E Grazie a te per il tutorial. a presto anche a chi se lo rivedrà poi registrato. Ciao ciao. Ciao.